Ciao, sono Nuela e oggi ti faccio vedere l'appartamento più piccolo di tutta Seoul. Ovviamente quello dove abito io, è certo. Saliamo le scale del castello e ci ritroviamo in questo splendido corridoio. Nuela, giochi con noi. Vabbè, ma entriamo nella suite. Ma è bellissima. No, cosa vediamo? Un bellissimo armadio, spazioso e talmente splendido che mi ha assicurato la muffa. Allego foto. Rivolgendoci verso sinistra invece troviamo lo spazio. Sto cazzo. Qui vediamo il mio fantastico minifrigo che fa pochissimo rumore di notte. Dove ho trovato questo fantastico sticker di Rapunzel. Forse ce l'hanno messo perché Rapunzel era segregata come me dentro una torre di 1 metro quadro. Questo è il salone. Come vedete io posso muovermi in modo circolare. Muoviamoci verso il corridoio, la zona letto. Su questo letto c'entrano più o meno mezza persona anoressica. La finestra. Per farvi capire quanta luce traspare, adesso spegnerò la luce. Bello! Vi consiglio di venire a vivere qui. È arrivato il momento della parte migliore, il nostro fantastico bagno. Minimo spazio, massimo conforto. Come vedete io sono a metà tra il lavabo e il cesso. Ma dov'è la doccia? Se noi alziamo lo sguardo, troviamo questo fantastico doccino, che è proprio la doccia. Il gran finale, ovviamente, è la mia unica opera d'arte appesa in questa stanza. Lei.